Conti di San Bonifacio accoglie gli ospiti con misurata semplicità, quella che nasconde il segreto della vita. Siamo nella campagna toscana, località Casteani, a Gavorrano, in provincia di Grosseto, a pochi chilometri dalla costa, ma a quel tanto che basta restare anche in estate fuori dalla confusione delle spiagge. Una ristrutturazione in perfetta armonia con il paesaggio regala un ambiente accogliente, domestico ma elegante, con continui rimandi alla maremma che regna intorno. I vigneti, arrivati nel tempo, oggi offrono vini che sanno raccontare questa terra e le sue contraddizioni, vini potenti in perfetta armonia con i piatti proposti nel menù. Quindi niente, benvenuti e buona felicità. Grazie. Io vi faccio assaggiare anche di mezzo. No, chiedeva le olive, nelle cultiva cos'è. Una cucina di territorio, ma elaborata dalle giovani mani esperte dello chef Matteo Sciacovelli, giovane sì, ma con importanti esperienze vissute nelle cucine internazionali, che unisce alle materie prime sceltissime creatività e cotture contemporanee. Era delicato, medio. Sì, era l'idea delicata. Perché probabilmente la vivi. Siamo nell'azienda di Conti San Bonifacio e siamo nel ristorante Maremmana e con lo chef, il giovanissimo chef di questo ristorante, che è Matteo Sciacarelli. Una cucina maremmana però rivista, secondo quale ottica? Secondo un'ottica un po' moderna, quindi avendo anch'io un po' di influenza sia italiana, io sono un ragazzo del sud Italia, della Puglia, salentino, ci tengo a dirlo perché le tradizioni vanno anche enfatizzate, ho avuto un background anche all'estero, quindi stando in ristoranti stellati, in ristorante in Australia, grande opera bar, stando in strutture anche internazionali, porto un po' di ventata innovativa e fresca anche in una terra particolare che è quella della Maremma. Come si uniscono i prodotti della Maremma così belli caratteristici con una cucina internazionale? Perché qui c'è una clientela internazionale. Sì, abbiamo principalmente una clientela internazionale che sono i nostri clienti che alloggiano qua in tenuta. Di prodotti naturali e quindi prodotti della Maremma abbiamo i prodotti del nostro orto. Quindi principalmente la produzione di verdura viene fatta al nostro orto. Cacciagione viene cacciata qua nella nostra tenuta. E quindi con un tocco moderno, quindi con uno sprint moderno, qualche tecnica moderna, però rimanendo sempre attaccati alla tradizione, cioè quegli abbinamenti sani e con sani principi, diciamo, cioè con sane tradizioni, però un poco di sprint moderno alla fine. La clientela, abbiamo detto, soprattutto straniera. Che richieste vengono fatte di assaggiare il territorio? Sì, di assaggiare il territorio sicuramente è Toscana, Maremma, grande tradizione di vini. A me è piaciuto tanto riscoprire anche grande tradizione di pesce, perché oltre alla cacciagione che ho detto prima, alla grande produzione di carne, di salumi e di formaggi, c'è il pesce. Io essendo salentino, comunque mediterraneo, ho avuto la fortuna di lavorare prodotti ottimi dell'area terra. Qua devo dire di essere comunque fortunato tra Torbetello, Castiglione, di trovare dei prodotti molto interessanti e validi. I clienti internazionali quindi sono amanti sia del pesce che della carne.
So che ti sei dedicato anche alla panificazione da poco. Sì, dalla panificazione abbiamo creato il nostro lievito madre, quindi da quest'anno abbiamo anche i nostri lievitati, abbiamo una produzione anche essendo hotel, quindi essendo aperti al pubblico come pranzo e cena, per i nostri clienti anche colazione, quindi con una produzione di torte fatte in casa, di biscotti fatti in casa e quindi di pane, riscoprendo un grano che è il senatore Cappelli, che tanto se ne ha parlato, che tanto ne conosciamo, difficile trovarlo, però un consiglio ai nostri spettatori: quando vedete un grano alto quasi quanto a me, io sono quasi 1,90 m, è un senatore Cappelli. E qua, lavorare in Maremma, tu che vieni ovviamente dal sud dell'Italia, hai girato il mondo, che emozione dà? È la Toscana e la Maremma sono territori bellissimi, la vista che teniamo qua è indimenticabile, io lo dico sempre, io mi sono innamorato principalmente e appena sono arrivato della vista, dei tramonti, qui abbiamo dei tramonti spettacolari. E stiamo in campagna, è vero, è anche difficile per i nostri clienti, quelli anche che vivono in zone grossetane, venirci a trovare, però abbiamo tante persone che vengono, ritornano, quindi è importante anche continuare questo iter, però sicuramente è l'ambiente, quindi zero smog, tanto verde, silenzio e pace. Ci troviamo con il direttore in questo momento e a lui appunto vogliamo chiedere quanto, perché voi siete un po' proprio in mezzo alla campagna, quanto è difficile gestire un luogo come questo? Beh, sicuramente non è la cosa più semplice, siamo molto influenzati dalle stagioni del turismo, no? Diciamo che i mesi che vanno dalla Pasqua a fine ottobre si lavora bene come tutti, si fa un po' di più fatica, quindi bisogna sforzarsi un po' di più per far lavorare anche i mesi invernali. Bisogna sfruttare bene i mercati, quindi sicuramente questi sono mesi in cui il mercato italiano è più presente, sia che vengono per il weekend, per le feste, per una scappata di qualche giorno, poi durante l'estate vengono anche in gioco mercati esteri, quindi quali Stati Uniti, inglesi, centroeuropei e quant'altro. Quante camere? Sono 7, ad oggi sono 7, tuttavia sono dei progetti per aggiungere altre unità, naturalmente tra l'anno prossimo e nel 2019, comunque vorremmo sempre rimanere sul piccolo. Il fatto di avere questo numero ridotto di stanze ci permette di chiamare tutti quanti per nome e questo oggigiorno è una cosa che fa la differenza. Siamo lontani, pur essendo avendo degli standard di molto alto livello, siamo lontani di questo trattamento un po' freddo che si può trovare quando si va nelle catene o di questo tipo di associazioni. Sì. Quindi un luogo dove ci si sente sempre comunque in famiglia. Sì, infatti poi è nata così, è nata come una casa di famiglia che poi è diventata quello che è oggi un wine resort, però lo spirito è sempre quello, è creare un rapporto, un legame stretto e vicino con chi ospitiamo, perché alla fine... Il personale, quanti siete? Siamo, a seconda della stagione, una brigata che va dalle 15 alle 20 persone. Uno staff molto internazionale, l'altro giorno contavo 6 nazionalità in queste 15 persone che siamo adesso, no? Quindi sì, quello ci mantiene molto uniti e ci arricchisce molto, no? Questo insieme di culture diverse è una cosa che ci fa crescere anche come persone. Quando sei arrivato qua, da dove vieni? Io sono dal sud della Spagna, di Siviglia, e sono arrivato in Toscana nel 2012. E prima avevo girato un po' il mondo, sempre negli alberghi, no? Quindi dal Caraibi all'Europa, e alla fine sono finito qui in Toscana, una terra bellissima tra l'altro. Tirare radici?
Non si sa, non si sa. Diciamo che per adesso sono qui e sto bene, sono sentito molto ben accolto, quindi per adesso penso al mio presente che sta qui. Thank you.